Allora, guardare qui in camera, siamo con il senatore Gianni Girotto, Movimento 5 Stelle, presidente della Commissione Industria qua al Senato. Girotto, dopo 5 anni d'opposizione, adesso siamo nella stanza dei bottoni. Benissimo, i bottoni per le rinnovabili, quali sono le prospettive? Sì, intanto cominciamo con togliere ostacoli irrazionali, illogici. Ci sono moltissime cose da fare, partiamo da quelle che costano meno, cioè non infrastrutture che costano, fisiche, hardware, ma togliere norme burocratiche che non hanno senso, non hanno giustificazione e ostacolano pesantemente. Questa sera siamo partiti con una delle principali, quindi questa norma che di fatto blocca 1.200.000 condomini e poi moltissime altre opportunità sui distretti industriali, dove per le aziende sarebbe molto economico installare rinnovabili. Tra l'altro ricordo che già adesso le aziende possono installare il fotovoltaico e hanno il super ammortamento del 130%, che non è assolutamente poco, anzi è moltissimo, stante i prezzi attuali del fotovoltaico. Un super ammortamento di questo tipo consente alle aziende che vogliono, anche liberi professionisti, quindi anche artigiani, quando dico aziende dico tutti, anche liberi professionisti e artigiani, gli consentirebbe di installare piccoli, medi, grandi impianti, perché non c'è un tetto, non c'è un limite, quindi possono essere anche impianti molto importanti, gli consente di rientrare della spesa in 5-6 anni, quindi capite che è veramente un'ottima opportunità per avere energia a basso costo. Quindi togliamo questo primo limite molto importante. Ci siamo già attivati con la nuova autorità, adesso sapete si chiama ARERA, quella che prima si chiamava Autorità per l'Energia Elettrica, il Gas e il Sistema Idrico, per togliere ulteriori ostacoli burocratici. Ci siamo già attivati con il Ministero dei Beni Culturali, perché sappiamo che un altro problema storico è quello dei tetti, e per esempio a Roma e in tantissime altre città, in cui non si può installare perché vengono dati vincoli appunto di beni architettonici, beni artistici. Quindi anche in questo caso andiamo a sgrossare quelle che sono diciamo ritardi ingiustificati, perché certamente costruire un fotovoltaico dentro il Colosseo naturalmente non è proponibile, però sui tetti deturpati in cui ci sono le antenne dei ripetitori, le antenne satellitari, pergolati, tutta una serie di strutture che non hanno niente di artistico, a questo punto non si capisce perché non posso mettere anche un fotovoltaico che dà vantaggi a tutti quanti. Quindi ribadisco, partiamo col togliere norme assolutamente illegittime. Stiamo spingendo anche per gli aggregatori. Gli aggregatori è un altro termine che imparerete a conoscere nel prossimo futuro, perché sono una delle chiavi con cui si dispiegherà il futuro del mercato elettrico. Quindi non il singolo, non la singola azienda, non la singola famiglia, ma un insieme di tanti utenti. Sicuramente molto spesso saranno cooperative energetiche, e ribadisco, già adesso chi vuole può diventare socio di cooperative energetiche. Sicuramente i distributori stessi si trasformeranno anche in propositori di servizi di aggregazione. Perché? Perché per la rete nazionale, anziché vedere 1.000 case singole, vedere un unico punto che appunto le aggrega tutte è molto più efficace, molto più efficiente, permette di risparmiare in termini di costi. Ecco, gli aggregatori saranno un'altra cosa su cui stiamo già lavorando, con la demand response, con l'accesso delle rinnovabili alla totalità del mercato elettrico, perché lo ribadisco, le rinnovabili in Italia non possono entrare nel mercato dei servizi ancillari, tutta una serie di servizi che in questo momento tengono in piedi le fossili, perché si guadagna molto, sono servizi ancillari, quindi diciamo optional, e come tutti gli optional costano maledettamente cari, e in questo momento sono di esclusivo beneficio delle fossili, perché per una mancanza di normative, quindi non di infrastrutture ma di normative, le possono fare solo le fossili. Ecco, anche su questo abbiamo già iniziato a premere con la nuova autorità,
e continueremo a premere per togliere appunto questi ostacoli. Poi naturalmente abbiamo le infrastrutture, dobbiamo triplicare il fotovoltaico, dobbiamo raddoppiare l'eolico, dobbiamo mettere moltissimi nuovi impianti, ricordandoci sempre però, mi raccomando, ricordiamoci sempre che il primo megawatt migliore è quello risparmiato, infatti si chiama megawatt, quindi il primo punto rimane sempre l'efficienza energetica. Quindi anche qui ribadisco, continuo a spingere per una proroga di 3 anni delle detrazioni fiscali, l'eco bonus per l'efficientamento energetico. Ieri il ministro Di Maio ha detto stiamo lavorando per migliorare la proroga che c'è già, perché nel documento programmatico di bilancio c'è già la proroga di un anno. Ieri il ministro Di Maio ha detto non ci accontentiamo, stiamo lavorando per migliorare ulteriormente lo strumento. Quindi continueremo a spingere, speriamo proprio davvero di riuscire ad arrivare a 3 anni di proroga, perché cambierebbe moltissimo. Non è che da 1 passare a 3 si moltiplica per 3 gli investimenti, si moltiplica per 10, perché l'effetto fiducia, l'effetto più tempo per fare le opere, darebbe fiducia ai produttori da una parte e ai clienti dall'altra. Quindi continuiamo a spingere. Direi che queste sono in questo momento le principali misure. Ecco, ma ricordiamo che le misure che lei ha citato sono, tra parentesi, a costo zero per lo Stato, perché voglio dire, semplificazione amministrativa e cose di questo tipo non hanno dei costi, per cui non influiscono sostanzialmente sul documento economico finanziario e cose di questo tipo. Anche l'efficienza, tra parentesi, il documento Enea di qualche anno fa la ha detto che si andava alla pari sostanzialmente. Ecco, ma come mai, voglio dire, noi è un pezzo che abbiamo gli obiettivi europei, che abbiamo le questioni climatiche, che le rinnovabili, diciamo, come mai in precedenza non si era fatto nulla su delle cose così semplici? Allora, grazie per la domanda, perché è importantissima, perché al cittadino medio il ragionamento che tu hai fatto è chiarissimo, e quindi uno si chiede, ma perché non fate, visto che i benefici sono matematici e non c'è uno svantaggio? Intanto è vero che questa è una misura che si chiama win-win, in inglese vinci-vinci, cioè non c'è nessuno che perde. Il problema è che noi viviamo in uno stato di diritto, che ovviamente è una benedizione, non viviamo in una giungla dove vige la legge del più forte, viviamo in uno stato che ha delle regole, e queste regole impongono al Ministero per l'Economia e le Finanze, il MEF, di far quadrare i conti, di far quadrare i conti. Questo significa che non si può, per le regole attuali, non far quadrare i conti, quindi spendere troppo. Ora, la detrazione fiscale è una spesa per lo Stato, perché anziché reperire 100 lire in tasse, io ne ricavo 50, perché do uno sconto del 50%. Quindi questa è una spesa. Questa è la motivazione per cui non possiamo fare a cuor leggero, non possiamo fare così solo perché ci piace questo tipo di manovra, ma deve essere coperta proprio di quelle che si chiamano appunto coperture finanziarie. È una manovra che comporta questa tipologia di spesa in mancati introiti fiscali, quindi meno tasse, quindi io devo avere delle coperture che non sono così semplici da trovare, e che invece il MEF ha il dovere giuridico di avere, altrimenti la norma non può andare avanti nel suo processo. Quindi questa è la motivazione ufficiale, reale e assolutamente razionale di queste difficoltà. Noi stiamo cercando di far quadrare i conti, perché sappiamo che al sacrificio iniziale dello sconto fiscale il circolo virtuoso di nuovi investimenti, di posti di lavoro, di emersione del nero, perché non nascondiamoci davanti a una foglia di fico, se non c'è la detrazione fiscale moltissimi investimenti vengono fatti in nero per risparmiare banalmente l'IVA. Quindi sappiamo che il sacrificio fiscale viene ampiamente ripagato, però ribadisco, il MEF ha il dovere giuridico, non si può assolutamente condannarlo, biasimarlo, di far quadrare i conti, e quindi questo è il motivo per cui non possiamo fare tutto quello che vorremmo in quest'anno. Se non ce la faremo quest'anno, lo faremo l'anno prossimo. Quest'anno, lo ribadisco, è stato fatto un enorme sforzo, lasciatemelo ricordare, sul reddito di cittadinanza, sulla flat tax, sono miliardi e miliardi di euro, quindi purtroppo la moglie ubriaca e la botte piena, non è possibile avere tutto allo stesso momento. Va bene, grazie mille senatore Girotto e buon lavoro.
Bene, a questo punto direi che abbiamo sviscerato sufficientemente l'argomento. Possiamo chiudere qui la nostra diretta streaming. Sergio Ferraris, dall'aula della Commissione Industria del Senato per Ecofuturo. Grazie a tutti e continuate a seguirci.